Eccoci rientrati in diretta. Dopo aver parlato di Cina, Giappone, Sud America, torniamo in Europa, quindi di conseguenza esploriamo un altro continente andando a parlare di Premier League, e lo facciamo in collegamento da Liverpool anche con il nostro, dico nostro perché ci è venuto a trovare anche qui in trasmissione, Mario Giunischi. Buon pomeriggio Mario, eccolo qui, vestito a festa con la maglia addirittura dei Reds. Ciao Mario, come stai? Ciao Francesco, ciao, tutto bene, grazie. Appena tornato a casa. È appena tornato a casa, lo abbiamo preso in prima diretta perché ha preso un aereo da Roma passando per Anzio e alla fine è tornato nella sua Liverpool. Ovviamente abbiamo raccontato la storia di Mario la settimana scorsa, una bellissima storia sul raccontando il motivo per il quale lui si è trasferito nella città dei Beatles. Ovviamente in studio con me ci sono anche Marco Cannaviccio e Simone Gamberini, che è anche conosciuto personalmente. Andiamo ad analizzare quella che sarà una 19ª giornata, caro Mario, che vedrà un big match con il Liverpool secondo in classifica contro il Manchester City, quindi Klopp contro Guardiola, una sfida interessantissima, con i Reds che sono reduci dalla sfida vinta per 4-1 contro lo Stoke City, che gli ha garantito il secondo posto alle spalle di uno strepitoso Chelsea, reduce da 12 vittorie consecutive con Antonio Conte come vero e proprio autentico condottiero. Parola a te. Eh sì, tra due giorni ci sarà questa sfida ad Anfield contro il Man City. E, diciamo, è stato il motivo principale per cui sono tornato prima dalle feste, perché sennò sarei rimasto ad Anzio in mezzo, insomma, con gli amici e i genitori. E niente, ieri Guardiola stava in tribuna e, come ha detto Klopp, l'unico motivo per cui è stato in tribuna è vedere appunto un po' di calcio spettacolo, e ciò che comunque manca al City. E comunque credo che la partita sarà veramente importante, non sarà sicuramente una partita decisiva perché siamo ancora a fine dicembre, mancano ancora 5 mesi, però ecco, sfide tra Liverpool e City, poi soprattutto un City che comunque è partito benissimo, è partito bene con tante vittorie consecutive, con bel gioco, e a una certa, insomma, ha lasciato un po' a desiderare. È stato reduce da comunque 4-5 partite senza che vinceva, e diciamo che quel giocattolino costruito da Guardiola si è rotto per un certo punto. Adesso un pochino si è ripreso, quindi verrà ad Anfield con la massima cattiveria e voglia di vincere, ma non credo proprio che succederà. Quindi comunque non vedo l'ora che arriva il 31, anche perché insomma passerò il Capodanno ad Anfield, ed è la prima volta per me che riesco, insomma, ho la fortuna di passare il Capodanno qui in Inghilterra e lo passerò proprio allo stadio, quindi insomma meglio di così. Mi aspetto comunque tranquillamente, ti dico la verità, mi aspetto tranquillamente, cioè non lo dico perché voglio far coso, però 3 punti tranquilli, anzi li dico proprio subito, il risultato 3-0 per noi. Ah beh, sì. Mario Giunischi che si sbilancia. Io poi quando ho raccontato la tua storia ho omesso due cose molto importanti. Allora, l'ebbrezza di stare a Anfield e sentire quell'inno meraviglioso You Never Walk Alone, che poi è stato un inno praticamente copiato anche dal Celtic, dal Borussia Dortmund, dal Borussia Mönchengladbach, l'inno dal Genoa, più bello del mondo. Sì, anche dal Genoa, perché proprio il Genoa probabilmente ha copiato quest'inno quando le due squadre si sono affrontate in Coppa UEFA negli anni 90. Io quindi ti vado a chiedere, ma che cosa si respira nel viverlo dal vivo, proprio dalla curva Coppa, quell'inno fantastico, irripetibile e che comunque ha pochi eguali al mondo? Beh, diciamo che comunque l'inno del Liverpool, You Never Walk Alone, che comunque non camminerai mai da solo, è diciamo che il pezzo pregiato, la cosa che rappresenta qualsiasi tifoso o appassionato di calcio comunque che viene qui anche per visitare la città, per andare allo stadio, anche se non sia un tifoso. La cosa che vuole vedere e sentire è il momento, quei 2 minuti e mezzo, 3 minuti durante l'inno, perché comunque vedere 54.000 sciarpe che cantano, intonano ad alta voce quell'inno è roba da brividi, roba bellissima. Comunque l'inno è nato negli anni 50, durante una, è nato tutto per caso, diciamo, durante una un intervallo. Abbiamo problemi sul collegamento internazionale, perché questo è nato, ecco, puoi ripetere il concetto perché abbiamo un... Mi senti, ma...
Allora, praticamente dicevo, l'inno del Liverpool, You Never Walk Alone, è nato per puro caso, durante un intervallo, come negli anni 50 hanno messo comunque questa canzone di Jerry e Pacemakers, che erano un gruppo che molto famoso in Italia negli anni 50, e avevano messo questa canzone così durante l'intervallo, come insomma. Ed è quando ho iniziato. Ecco, abbiamo problemi sul collegamento internazionale, allora in attesa di migliorarlo e ripristinarlo, perché ci stava raccontando una bellissima storia attinente il fatto di come è nato l'inno del Liverpool, stavamo parlando anche delle 12 vittorie consecutive di Conte. Marco, riprendiamo da lì in attesa anche di recuperare Mario. Prego Marco e poi andiamo anche da Simone. No, come detto, secondo me il Chelsea merita questo primo posto e ad oggi merita di vincere la Premier, non la Champions. Il Liverpool anche però, quella magari il futuro chissà, magari il prossimo anno, però no, un'ossessione per Conte potrebbe cominciare a dire. Parlando del Liverpool, secondo me il Liverpool è la squadra che gioca il miglior calcio in Inghilterra. L'unico dubbio che ho è sul fatto del pressing che vuole Klopp. Il gioco del Liverpool è bellissimo non solo in fase offensiva ma anche in fase di non possesso, quando va a recuperare il pallone nel minor tempo possibile. Il problema è che questo, per fare questo tipo di gioco ci vuole tanta forza fisica e le gambe devono essere sempre al 100%, e non so se fino a maggio il Liverpool potrà tenere questi ritmi. Allora, attraversiamo nuovamente la Manica perché abbiamo recuperato il nostro Mario Giunischi, eccolo qui. Si vede addirittura in HD, quindi ci stavi raccontando come è nato l'inno del Liverpool. Prego Mario. Allora, ti stavo dicendo, allora praticamente fine anni 50, come si usa anche adesso, nell'intervallo delle partite si mettono insomma delle canzoni per canzoni così, e praticamente questa canzone You Never Walk Alone è stata comunque del gruppo Jerry e Pacemaker, è stata messa così ad Anfield per puro caso, e da quel momento i tifosi di Liverpool si sono innamorati di questa canzone e hanno iniziato a cantarla in quasi tutte le partite. E poi dopo qualche anno è diventato comunque l'inno ufficiale, l'inno per cui comunque ogni prima della partita, 2-3 minuti, si canta, e anche dopo la partita. Quindi ecco, diciamo che, come ho detto anche prima, il pezzo pregiato di Liverpool, di Never Walk Alone, è il momento, sono quei 3-4 minuti di brividi puri che comunque, soprattutto, non in tutte le partite, ecco, però ecco, prima delle partite importanti, prima delle partite di Coppa, soprattutto di sera, e quanto il Borussia Dortmund, anche loro, ecco, anche il Dortmund l'ha adottato questo inno, così come il Celtic, come dicevi tu, il Rotterdam, il Feyenoord, anche il Genoa. Quindi sentire anche comunque i tifosi del Dortmund, come ben sappiamo i tifosi tedeschi sono molto, insomma, molto, molto rumorosi, erano comunque 7-8 mila, più i 54 mila nostri, 65 mila persone che cantavano l'inno, è stato comunque un momento bellissimo. Quindi ecco, You Never Walk Alone è un pezzo pregiato che non è da sentirlo assolutamente allo stadio, perché ce la vuoi intonare? Ce la vuoi intonare? Hai coraggio di farlo? Francesco, sono stonato, dove vado a cantare? Dai. Dai, allora a questo punto, prima di ridare la parola a Marco Cannaviccio, ti giro anche una considerazione, Simone Gamberini. Adesso andiamo più sugli aspetti tecnici di quella che sarà la 19ª giornata di Premier. Ti abbiamo contattato perché poi la super sfida è quella tra Liverpool e Manchester City, su questo non ci sono dubbi. Sì, ti volevo chiedere, Mario, anche alla luce del pronostico che hai fatto prima di un secco 3-0, se in tal senso non ti spaventa anche un po' il rendimento esterno del City, che ha trovato le sue certezze quasi sempre in trasferta, quindi potrebbe essere quasi uno svantaggio affrontarli in casa in questo scontro, visto che Guardiola, insomma, davanti al suo pubblico non ha ben figurato. Ecco, se temi un po' l'anima trasferta del City, oppure se il 3-0 rimane comunque fermamente la tua convinzione per la prossima partita. Diciamo che comunque da tifoso ho dato un 3-0 secco, perché comunque conosco bene le possibilità della mia squadra contro squadre come il City. Comunque il City è una squadra che comunque gioca a calcio, si apre, crea spazi, attacca. Ecco, già contro il Chelsea per esempio è una partita completamente diversa. Come sappiamo, Conte è un allenatore che comunque tende a difendersi con 11 giocatori dietro la linea del pallone, lo stesso Man United. Quindi ecco, il City, avendo questo stile di gioco che comunque attacca, sa attaccare, sono comunque le partite nostre quelle, perché io so benissimo il fatto che quando troviamo squadre che si aprono
riusciamo a giocare. Quindi comunque sì, la mia, sì, un po', magari anche un po' esagerato 3-0, però io credo che finisce 3-0 perché conosco proprio le possibilità in queste partite, perché sai, in queste partite veramente c'è esce lo spirito di Liverpool, lo spirito di Klopp, lo spirito della Gop, quindi diventa, si fomentano tutti, come te posso dire. e quindi sì, ti dico, sì, è vero, Guardiola le partite fuori casa... E sinceramente gioca anche meglio invece che le partite in casa, però non lo so, ho la sensazione positiva, ti dico proprio a 3-0 secco proprio, quindi guarda che è tutto quanto registrato, ti stai prendendo le responsabilità di quello che stai dicendo, perché questo video le ben saprai andrà su YouTube, dare, assolutamente, quindi a tuo rischio e pericolo. Prego Marco. Sì, ciao Mario, io prima ciao, stavo parlando del Liverpool e io ho espresso una mia considerazione, ovvero che secondo me il Liverpool è la squadra che gioca il miglior calcio in Inghilterra ed è molto bello da vedere sia la fase offensiva che quella di non possesso, ovvero quando poi va a recuperare il pallone nel minor tempo possibile grazie a un grande pressing degli uomini di Klopp. Il mio unico dubbio però, la mia unica perplessità... Questo tipo di gioco prevede un grande dispendio di energie da parte dei giocatori. Secondo te il Liverpool potrà tenere questi ritmi fino a maggio, oppure c'è il rischio che in primavera possa accusare un po' la fatica? Ecco, diciamo che la tua considerazione è perfetta. Comunque sì, il gioco di Klopp si basa soprattutto sulla condizione fisica. E, comunque durante la preparazione... leggevo commenti, cose, quindi è stata comunque una preparazione durissima. Tutti i giocatori hanno detto che è stata la preparazione più dura da quando giocano a calcio sotto la cura Klopp. Quindi ecco, il nostro gioco comunque si basa su correre per 95 minuti, ma correre anche, insomma, come hai detto tu, nell'arco di quando si perde il pallone, massimo 3 secondi per recuperarlo. Quindi sì, tanto dispendio di energie e tanto, sai, non so cosa dirti, perché comunque l'anno scorso abbiamo fatto comunque una preparazione con Rodgers all'inizio, e quindi appena è arrivato Klopp a ottobre ha cambiato metodi di allenamento, ha cambiato tutto, quindi comunque abbiamo avuto tanti infortuni, dipende tutto dagli infortuni, ma comunque è quello, perché se le gambe girano, perché comunque la preparazione non è come in Germania, che comunque come ben sai c'è la sosta, e quindi Klopp con il Borussia Dortmund faceva la seconda preparazione durante le feste natalizie. Quindi insomma praticamente erano due campionati diversi. Adesso nella Premier League è diverso, perché adesso fai una preparazione che comunque ti deve tenere per tutto l'anno, non è che c'è una sosta, perché in Inghilterra anche Natale, insomma, si gioca sempre tra coppe e cose. Quindi è stata una preparazione fatta per durare tutto l'anno, per essere fino a maggio, che c'è insomma le gambe che ti girano, che vanno a 2000. È tutta una questione di infortuni, è tutta una questione anche di fortuna, che comunque se non perdiamo i giocatori cardine, giocatori come Coutinho, che ecco già un mese che manca, giocatori come Firmino, giocatori come Mané, che comunque partirà per la Coppa d'Africa, penso che comunque fino a maggio non dovrebbero esserci problemi. Quindi sì, spero, sì Fra? Sì, no, che aria tira nella Merseyside, perché incombe anche il calciomercato, quindi di conseguenza quello che ti volevo dire è il Liverpool come si sta muovendo, e se hai saputo al tuo ritorno in Inghilterra altri affari su cui si stanno muovendo gli altri top club inglesi, che aria tira? Beh, te posso dire, l'unica aria che tira è che fa 3 gradi e fa un freddo cali. rispetto ai 15 gradi d'ansio, ecco, a parte gli scherzi. Beh, comunque sicuramente ci servirà un giocatore offensivo, perché insomma sai, Mané partirà per un mese per la Coppa d'Africa, quindi il Senegal è una squadra che punterà a vincere la Coppa d'Africa, quindi penso che sarà un mese via. Spero che uscirà ai gironi, lo spero ma non credo. Quindi ci servirà un giocatore, come ho detto anche settimana scorsa, stiamo comunque valutando Pulisic, classe 98, giocatore americano molto bravo. Però non lo so, volevamo prendere Draxler, settimana scorsa era quasi fatta per Draxler, a una certa arriva il PSG, offre 80 milioni e se lo piano loro. Sai, no, 80 milioni no, 47 però sì, una cifra sì, ragguardevole, insomma, però sì, 50, io non sì, sapevo sì, di questo interesse del Liverpool per Draxler, io ne ero all'oscuro, voi lo sapevate? No.
Quindi sì, c'hai dato in questo momento una notizia? Era una notizia che comunque già girava verso novembre, a novembre già girava, però erano solo voci, non era niente di ufficiale. Che giorno fa, prima che era ufficiale il suo passaggio al PSG, si diceva quasi ufficiale addirittura, sentivo improvvisamente, ma sinceramente finché non vedo notizie ufficiali io non ci credo più a niente, perché sai, tanti voci girano, quindi per adesso niente di ufficiale, fra niente di concreto. Allora ragazzi, intanto Mario si è bloccato, questa immagine è divertentissima. Comunque, allora, considerazioni super finali da parte vostra e poi lo salutiamo e andiamo anche agli altri collegamenti. No, beh, rimanendo in ambito Liverpool e calcio inglese, a me ho sempre avuto, diciamo, un debole per i derby, però sai, i derby di Londra sono sempre stati derby, così, ce ne sono tanti, nessuno mi ha mai colpito. Invece il derby di Liverpool è molto interessante perché ci sono due squadre, il Liverpool nettamente superiore come storia all'Everton, però l'Everton secondo me ha una sua ha un suo orgoglio, un suo valore, e ogni derby infatti secondo me sono le partite più belle del calcio inglese, togliendo l'ultimo che si è deciso all'ultimo secondo, però la partita è stata piacevole ma nulla più. Io ricordo negli ultimi 2-3 anni derby finiti 3-3, 2-2, con mille emozioni, quindi ecco, secondo me vivere a Liverpool, dove l'immario ti permette di andare più a fondo non solo nel Liverpool, proprio nel studiare la squadra dei Reds, ma anche nell'Everton. Io fossi in lui, anche se lui è cuore Reds, andrei anche a vedermi qualche partita dell'Everton, perché c'è andato, è andato a vedere al derby, era al Goodison Park e lì non poteva fare altrimenti. Però è andato a vedere il Liverpool più che l'Everton. Io invece andrei a vedere anche l'Everton contro altre squadre, perché secondo me hanno un loro orgoglio i tifosi dei Toffees che non lascia indifferenti. Assolutamente sì, a lui gli chiedi un po' troppo, però magari sotto mentite spoglie potrà anche andarci. Prego, mi sentite? Sì, adesso sì. Allora, ma comunque sì, è vero. Salta il collegamento internazionale. No, vabbè, questo è il bello della diretta. Intanto vediamo tutti i cimeli, eccolo qui. Fra, mi senti? Adesso sì. Mi senti? Adesso sì. Sto wifi non pia bene, mannaggia. Allora, ti dicevo, vai, ti sentiamo. Allora, ultimo tentativo, e questa è l'ultima risposta, poi ripristiniamo al volo. Simone, qualche considerazione aggiuntiva e poi gli facciamo rispondere alla domanda e chiudiamo il collegamento. No, a me avrebbe fatto piacere chiedergli se lo Stoke, che è stato l'ultimo avversario del Liverpool, e il prossimo del Chelsea, che tipo di avversario poteva essere per Conte per la eventuale 13ª vittoria consecutiva, però dovremmo aspettare il ritorno del collegamento. E questo è il bello della diretta, credo che ce l'abbiamo, gli facciamo rispondere a queste ultime domande e poi lo salutiamo ovviamente per motivi di tempo e di scaletta. Allora, non ce l'abbiamo, lo dobbiamo salutare, quindi di conseguenza credo che chiedo comunicazione in tal senso alla regia. Allora, aspettiamo un attimo, quindi Marco, prego, se volevi aggiungere qualcos'altro, perché tu prima parlavi insomma dei derby. Mario nella puntata addirittura che stava praticamente qui ha parlato proprio di atmosfera differente nel vivere il derby, perché oltretutto lì non c'è quella classica guerriglia che vediamo qui nella capitale quando giocano Lazio e Roma. Ecco nuovamente Mario Giunischi che ci potrà rispondere. Intanto ha cambiato location, zona dove prende meglio, questo è fantastico, il bello della diretta. Ti faccio rispondere alla domanda di Marco relativa, l'avevi sentita insomma, e poi a quella di Simone Gamberini sullo Stoke, su che tipo di avversario poteva essere per il Chelsea voi che ci avete giocato. Allora, intanto rispondo alla domanda di prima per quanto riguarda il derby con l'Everton. Sai, l'Everton è una squadra che comunque nutro rispetto, anche se è una nostra rivale, però è comunque, sai, non è una partita così, è sempre una partita sentita, insomma, per due squadre della stessa città, però non è come il Man United, partite come lo stesso Man City, come il Chelsea. E come si dice qua, è il derby del, prima si diceva, il derby delle famiglie, per il semplice fatto, il derby dell'amicizia, per il semplice fatto che comunque in ogni famiglia di Liverpool, per esempio marito con la moglie e due figli, c'è sempre un membro della famiglia che tifa Everton e un membro della famiglia che tifa Liverpool, quindi sai, non c'è tutta questa rivalità pesante, però ecco, ti assicuro che allo stadio l'altro giorno si respirava, durante la partita si respirava un clima
molto, molto, insomma, molto, molto intanto tosto. Che è quella là, la vicina di casa. Bene, bene, bene. Dai, Francia, non mi fa ridere. Prego, vai, vai, prego. Allora, quindi, insomma, è una squadra che ha vinto 7 scudetti, 7 titoli. Non è una squadra che, sai, come Hull City, il Newcastle, squadre così. Quindi è una squadra che rispetta al massimo, ti dico la verità. L'anno scorso sono stato a vedere, a proposito di partite dell'Everton, sono stato a vedere Everton contro il Norwich, partita di Coppa di Lega che finì ai rigori. Quindi, insomma, era una volta sono stato al Goodison a vedere solo l'Everton. Quindi, però dai, ti dico che non mi stanno antipatici. Bene, allora, la domanda finale di Simone Gamberini, se vuoi ripeterla e poi concludiamo questo collegamento bello, divertente, esilarante e pieno di contenuti. Prego Simone. Sì, rapidamente, volevo sapere appunto sullo Stoke City che ha perso il Liverpool nell'ultima giornata, se può essere un avversario insidioso, alla luce di quello che hai visto tu vivendo la partita da tifoso, per il Conte, per il Chelsea di Conte nel prossimo turno. Allora, se non sbaglio giocano a casa, giocano al Britannia Stadium, no? Sì, sì. Allora, lo Stoke lì comunque è partito benissimo, i primi 20 minuti ci ha messo tantissimo in difficoltà, ha comunque buoni giocatori a centrocampo come lo stesso Joe Allen, che è un giocatore di grande fantasia, e ci ha messo in difficoltà, ti dico la verità, ci ha messo in difficoltà, i primi 20 minuti sono stati abbastanza duri, per noi poi ecco, io una cosa che invidio al Chelsea è il portiere, che comunque Courtois è una sicurezza, se noi avessimo avuto un portiere come Courtois o lo stesso De Gea, penso che ci portava almeno 10 punti in più a stagione. Quindi, vedendo la forma attuale del Chelsea, che comunque viene da 12 partite consecutive, lo Stoke è una partita che a casa fa sempre il suo. Quindi io spero con tutto il cuore che comunque ci mettono il massimo e riescono almeno un pareggio, che per noi sarebbe perfetto. Però sarà veramente un miracolo se finisce, perché il Chelsea è una squadra solida, una squadra che comunque sorprese non ci stanno, fanno 1-0 e finisce la partita, al decimo 1-0 magari segna Costa, seguono 11 persone in difesa e finisce la partita. Ecco perché Conte, dicono che per me Conte è un grande tattico, non è un giocatore, non è un allenatore che ti fa giocare a calcio, è uno cinico, spietato, è uno che sa cogliere le occasioni minime e le sfrutta benissimo. Ecco, quindi un 1-1 sarebbe il top, se posso fare un pronostico, ma non credo. Un allenatore, per quanto bravo, che tu non vorresti a Liverpool perché prediligi il calcio spettacolo, di Jurgen Klopp. Sì. Detto questo, sì, caro Mario, ti ringraziamo e ti salutiamo. Dopo mille peripezie, insomma, siamo riusciti a comunicare, a dirci tutto quello che ci dovevamo dire. Grazie mille a voi, di essere ragazzi. Stato con noi. Magari ci grazie ritroveremo su eventuali finestre quando tratteremo il calcio internazionale. Ciao e buon lavoro in quel di Liverpool. Grazie ragazzi, un abbraccio a tutti. Ciao Mario. Ciao, ciao Mario. Ecco, eccoci, siamo rientrati, davvero i collegamenti con Mario Giunischi sono esilaranti, ne dovremmo fare un po' di più, perché poi dall'ospitata qua ne è nata questa sorta di collaborazione sul calcio estero. Io chiedo lumi alla regia, non so se dobbiamo andare in pubblicità, andiamo in pubblicità, torniamo tra poco e ovviamente...